Il Centro Interdipartimentale Mente-Cervello dell'Università di Trento è una struttura di ricerca di natura fortemente multidisciplinare che riunisce dalla sua fondazione, avvenuta nel 2007, scienziati e ricercatori di altissimo livello appartenenti ad aree molto diverse tra loro, dalla psicologia di base alle scienze cognitive, dalla biologia alla fisica, dalla matematica all'informatica e alle scienze umane, contribuendo allo studio della mente e del cervello con un approccio neuroscientifico. Human cognition is so incredibly complex that it requires a breadth of perspective and methodological approaches in order to investigate it. And the CIMEC provides a very unique opportunity in Europe and in the world to use many different ideas and many different methodologies to address this important concept, this important topic. La maggior parte dei ricercatori del CIMEC porta in Italia la propria esperienza professionale sviluppata in centri di eccellenza e rinomate università italiane ed estere, e le consolidate collaborazioni con tali istituzioni contribuiscono al riconoscimento internazionale della ricerca scientifica italiana. Circa la metà delle persone che lavorano e studiano al CIMEC sono straniere, delle persone con esperienze e punti di vista estremamente diverse tra loro. Questo rendono il nostro lavoro non solo più stimolante, ma anche scientificamente più rigoroso e riconosciuto a livello mondiale. Il carattere internazionale del CIMEC si nota già a partire dai percorsi formativi che esso offre. L'inglese è la lingua ufficiale, non solo all'interno dei laboratori, ma è anche l'unica lingua di insegnamento nel corso di Master in Cognitive Science e nel programma di dottorato di ricerca in Cognitive and Brain Sciences attivi al CIMEC, i quali attraggono in Trentino studenti provenienti da tutto il mondo. Oltre ad avere una presenza di studenti internazionali che sfiora il 35%, dal 2009 il CIMEC ospita una prestigiosa Summer School in Mind Brain Sciences dall'Università di Harvard. A questa Summer School partecipano studenti americani e italiani e anche internazionali che sono interessati a conoscere la metodologia usata da noi per studiare la mente, il cervello e il comportamento. Così il CIMEC offre una eccellente opportunità per fare ricerca a livello scientifico nel cuore del Trentino. Lo studio della mente e del cervello al CIMEC viene affrontato con tecniche e metodologie diverse, essendo diversi gli aspetti specifici sui quali i laboratori e gruppi di ricerca attivi nelle sedi di Rovereto e Mattarello si concentrano. Il laboratorio di neuroimmagine è specializzato nello sviluppo di nuove tecniche per la visualizzazione delle attività cerebrali e delle aree che compongono il cervello umano. Lo scopo di queste tecniche è quello di raggiungere una comprensione sempre più completa del cervello attraverso le immagini che ci vengono fornite da strumenti come la risonanza magnetica funzionale o la magnetoencefalografia. Le neuroimmagini sono un strumento molto utile nella ricerca neuroscientifica. Se pensiamo al cervello, è una struttura sviluppata per supportare diverse funzioni cognitive. Noi con le neuroimmagini cerchiamo di studiare di maniera non invasiva delle correlazioni fra questa struttura anatomica del cervello e le funzioni che possono essere implementate in diversi tipi di studi. Nel CIMEC abbiamo la fortuna di contare con una serie di diversi strumenti, di metodologie per studiare diversi aspetti di questa relazione fra struttura e funzione del cervello. Una grossa parte della ricerca che facciamo al CIMEC è ricerca di base, dove studiamo dei soggetti sani e cerchiamo di capire come diverse funzioni come il linguaggio, la memoria, l'attenzione vengono implementate nel cervello, ma c'è una grossa parte anche del CIMEC che si interessa alle applicazioni cliniche, alla ricerca clinica. Le tecniche di neuroimmagine sviluppate nei laboratori della sede CIMEC di Mattarello vengono utilizzate, assieme ad altre metodologie come la stimolazione cerebrale transcranica, dal CERIN, Centro di Riabilitazione Neurocognitiva, per la diagnosi e la riabilitazione dei disturbi cognitivi e motori conseguenti a lesioni cerebrali o deficit neurodegenerativi.
Al CERI noi vediamo i pazienti con lesioni conseguenti a disturbi vascolari oppure a tumori cerebrali oppure a traumi cranici e valutiamo i loro disturbi e cerchiamo di trattarli. Questo ci serve anche ad aumentare le nostre conoscenze sul funzionamento del cervello e di conseguenza migliorare anche le nostre tecniche per trattare i disturbi. Grazie ad una collaborazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, al CERIN, oltre alle attività formative e di ricerca, vengono anche offerte prestazioni diagnostiche e riabilitative per pazienti con disturbi neurocognitivi. La coesistenza di servizi clinici, attività formative e di ricerca nelle neuroscienze cognitive è imprescindibile, in quanto garantisce la costante innovazione della pratica clinica. L'attività dei laboratori di psicologia sperimentale è incentrata sul fornire supporto scientifico e tecnico alla ricerca nell'ambito delle neuroscienze cognitive, con particolare attenzione alla ricerca comportamentale ed elettrofisiologica. A tale scopo, i laboratori comprendono diverse attrezzature per la registrazione e l'analisi dell'elettroencefalogramma, per il monitoraggio dei movimenti oculari, per la stimolazione multisensoriale e la cinematica. Nei laboratori di psicologia sperimentale a Rovereto, ricercatori senior e personale addetto forma studenti e giovani ricercatori all'utilizzo delle diverse tecniche sperimentali fondamentali per lo studio del complesso mente-cervello. L'obiettivo non è soltanto quello di formare all'utilizzo delle diverse strumentazioni, ma anche quello di formare alla logica della ricerca scientifica. Il linguaggio, la comunicazione verbale e non verbale e le diverse modalità di interazione tra le persone sono i temi che vengono studiati dai ricercatori del laboratorio Language, Interaction and Computation. Il CLIC è uno dei laboratori del CIMEC e nel CLIC ci occupiamo esplicitamente di linguaggio. Il linguaggio preso come una delle facoltà cognitive che distinguono l'uomo da qualsiasi altro animale, lo studiamo da vari punti di vista. Il primo è puramente teorico, cioè cerchiamo di capire quali sono le strutture comuni a tutte le lingue, usando la comparazione tra lingue molto diverse. Un altro è computazionale, cerchiamo di creare dei modelli su computer di vari fenomeni. Infine ci occupiamo anche di educazione alla linguistica, cercando di trovare modi più stimolanti per insegnare ai ragazzi come funziona la struttura del linguaggio e anche in lingue diverse. Il Laboratorio di Cognizione Animale e Neuroscienze ha come obiettivo lo studio dei processi mentali e delle loro basi neurobiologiche in una prospettiva comparativa. Attraverso gli studi condotti dal laboratorio, è possibile comprendere in maniera sempre più approfondita quali sono le somiglianze e quali le differenze a livello neurofisiologico tra l'uomo e le altre specie animali. Perché studiamo i cervelli degli altri animali? Beh, fondamentalmente per due ragioni. In primo luogo perché siamo interessati ad un approccio comparativo, cioè a vedere le differenti strategie costruttive che sono state adottate per i cervelli nelle differenti specie animali nel corso dell'evoluzione. E in secondo luogo perché i cervelli animali possono offrire dei formidabili vantaggi per studiare problemi specifici nelle neuroscienze. La memoria, per esempio. Le basi molecolari della memoria pensiamo siano le medesime in tutti gli organismi, ma chiaramente è molto più facile studiarla in organismi che posseggono poche migliaia di neuroni, come per esempio i moscerini oppure le api, piuttosto che nel cervello umano che di neuroni ne ha 86 miliardi. Noi siamo interessati fondamentalmente a accrescere le nostre conoscenze su come funziona il cervello, ma la nostra ricerca ha anche delle implicazioni di tipo pratico. Per esempio le ricerche che abbiamo condotto sui piccoli pulcini, su come riconoscono gli oggetti animati, servono oggi, o almeno speriamo che serviranno, a sviluppare delle strategie di diagnosi precoce di disturbi del neurosviluppo, come per esempio l'autismo. Oltre alle attività che vengono svolte all'interno dei propri laboratori, il CIMEC collabora con altri dipartimenti dell'Università di Trento e con altre consolidate istituzioni e laboratori di ricerca, sia a livello nazionale che provinciale. La ricchezza del CIMEC sta nell'integrazione delle diversità culturali e scientifiche nel campo delle neuroscienze. Il suo futuro nella valorizzazione delle infrastrutture attraverso la loro integrazione nel campus di manifattura a Rovereto. Il CIMEC e Rovereto
sono anche luoghi di incontro e di confronto periodico per numerosi ricercatori nel campo delle neuroscienze provenienti da tutto il mondo. Molteplici sono i workshop e le conferenze di livello internazionale che vengono organizzati qui. E grazie a questi primi 10 anni di attività del CIMEC, Rovereto è ormai un landmark conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo come centro di eccellenza per lo studio della mente e del cervello.